Ciao, sono Fani e bentornati sul canale. Oggi andiamo a fare l'unboxing e soprattutto una prova su strada di questo soffiatore a batteria della Nasum. Quindi adesso andiamo subito ad unboxarlo, così vediamo cosa contiene e lo proviamo, ovviamente. Ok, qui abbiamo il tubo. Guarda, pesante tra l'altro. Corpo macchina. Batteria 18V 2A, dovrebbe esserci anche la seconda batteria, esatto, sulla scatola è segnata 20V, in realtà è da 18, non so perché sì. E carica batteria. Ovviamente c'è anche il manuale di istruzioni. Ok, nel manuale alla fine non è che c'è molto da capire sul funzionamento, più che altro sono istruzioni sullo stoccaggio delle batterie, sulla ricarica e cose di sicurezza. Il design è molto semplice, abbastanza ergonomico, si tiene con una mano sostanzialmente. Qui c'è il blocchetto batteria, qui c'è la ventola, è dato per 210 km/h la potenza dell'aria, quindi non so, su questo sono un po' dubbioso, ma vedremo. E 13.000 giri al minuto della ventola, quindi adesso andiamo subito a provarlo e vedere come funziona. Ok, montato si presenta così. Io ho tirato fuori le batterie dalla scatola, sembrerebbero cariche, quindi andiamo subito a montarlo. Cosa bella che una volta chiuso occupa pochissimo spazio. A me piace un sacco che sia a batteria rispetto che a filo. Ok, andiamo a provarlo. Andiamo. Allora, io una batteria l'ho messa in carica, adesso proveremo l'altra con la batteria tirata fuori dalla scatola e testata, quindi non so se sia al 100% che cosa. Adesso la proviamo e vediamo. La batteria pensavo fosse carica, invece dopo 10 minuti è morta. Adesso l'ho messa in carica l'altra per circa 15 minuti e quindi adesso vediamo la potenza. Ovviamente non siamo al 100% perché non è carica al 100%, però giusto vedere quanta potenza ha anche in questo stato. Speriamo che comunque adesso c'ho un bel po' di foglie, diciamo che saranno 10-15 cm di foglie secche, umide tra l'altro. Come abbiamo visto, svolge benissimo il suo lavoro. Io ho usato le batterie diciamo al 50-70% e
ho soffiato tranquillamente per una quindicina di minuti, quindi al 100% ovviamente con le batterie cariche e super cariche abbiamo più potenza ancora e possiamo usarle tranquillamente per 25-30 minuti l'una. Quindi con due batterie riusciamo tranquillamente a fare un bel po' di roba. L'ho tenuto in mano appunto come dicevo una mezz'oretta buona, non affatica per niente il braccio perché è molto leggero ma è anche molto bilanciato, infatti la punta ha questo pezzo qua in arancione è d'acciaio, quindi noi come possiamo vedere è perfettamente bilanciato. È bilanciato e quindi non abbiamo il peso che sforza da una parte o dall'altra, né del motore né della punta. Quindi sta benissimo in mano, è molto comodo da tenere, ergonomico, quindi sono contento di questo oggetto. Ok, ho visto che in alcuni punti faticava un pochino sul prato piuttosto che sul cemento. Sul cemento ovviamente va via tranquillo, sul prato fatica un pochino di più, però c'è anche da considerare che io adesso che ho girato queste clip si è appena sciolta la neve, quindi il prato è umidissimo. Non so se si è visto, anche le foglie sono molto umide, quindi pesanti. Questo influisce negativamente. Se invece noi lo usiamo con le foglie secche secche, ovviamente è tutta un'altra storia. Però nonostante le foglie umide, il prato umido ha lavorato molto bene, quindi è sicuramente un ottimo attrezzo, utilissimo. In descrizione trovate il link di acquisto a questo prodotto. Se per caso non è più in promozione, vi invito a seguirmi sul mio canale Telegram, dove quando scende di prezzo o c'è qualche coupon sconto, ve lo metto e ci sarà anche di questo, ma anche di altri prodotti. Quindi io vi invito a seguirmi soprattutto anche su Telegram. Bene, il video è terminato, io vi invito a mettere un bel mi piace e a commentare se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, che per me è molto importante, e seguitemi anche sui vari canali social come Instagram e Facebook. Bene, trovate qui tutto sotto in descrizione, basta cliccare su mostra altro. Io non ho altro da dire, ci vediamo al prossimo video.